Giovanni Montini nasce a Novara il 9 dicembre 1966. Giovanni, nella sua vita, è un infermiere. Si prende cura degli altri. Ma fuori dall'orario di lavoro è uno sportivo poliedrico che dal 2005 ci racconta le sue avventure. Quest'acqua è gelata. Si urtano con le gambe e i pezzi di ghiaccio che fanno male cane. Giovanni è, lo abbiamo definito tante volte, l'occhio di Icarus. Un amico di Icarus. Ragazzo tosto, cazzuto. Su due ruote, di corsa, sugli sci, in squadra e in solitaria, Giovanni rivolge la action cam verso di sé e ci porta a vivere le sue imprese in giro per il mondo. Fortunatamente ci sono pochi tratti dove non si riesce a pedalare. Qualsiasi cosa gli abbiamo proposto di fare, lui ha sempre detto sì. Scusate, avete visto Reinhold Messner? Nein, wir sind von Deutschland. Forse l'avrete capito dai suoi racconti che Giovanni è molto simpatico, dotato di un'ironia spontanea, di cui forse non è neanche perfettamente consapevole. Tra l'altro a me si è staccato uno sci proprio sul bordo del crepaccio, il posto meno adatto. Ma quel modo di prendersi gioco delle situazioni, anche le più estreme, portando sempre a termine le sfide, fanno di Giovanni l'uomo Icarus perfetto. È da un po' che non ti davamo più una mission, Giovanni. Dal trofeo Mezzalama 2017, quando hai capitanato la squadra Icarus Lab fino a quell'impegnativo traguardo a Gressoney. Perché da quel giorno per te cominciava un'altra avventura che purtroppo non aveva a che fare con lo sport. Ma in quel caso la difficoltà dell'impresa non ti ha scalfito. Ricordiamo che sei un eroe e senza farla troppo lunga, rieccoci qua, sugli sci stretti, assieme a un gruppo di sei amici e un improbabile paio di occhiali azzurri, a bere una spremuta in Marocco. Amici di Icarus, oggi siamo in Marocco e più precisamente vicino a Marrakech, a Imlil, ai piedi di quello che è l'Alto Atlante. Siamo qui in Marocco non per fare una passeggiata nel deserto, ma per fare sci alpinismo. E chi l'ha detto, infatti, che il Marocco è solo mare cristallino, profumo di spezie e deserto? Sulla coda dell'inverno siamo sull'Alto Atlante. Da Imlil si sale lentamente lungo un'ampia valle per arrivare a recuperare i 3100 metri del rifugio Tubkal. Ore 18:30, siamo arrivati al rifugio Tubkal, 3100, al pelo con la luce, rischiavamo di dover mettere le frontali. Comunque, clima praticamente alpino invernale. Finalmente ci si può scaldare con un bel tè caldo marocchino, tè alla menta. Un inverno degno di questo nome, con la neve che eccezionalmente arriva alle porte del deserto del Sahara. Ai 3000 metri del rifugio Tubkal, il gruppo resta bloccato dalla bufera per un giorno.
finalmente il sole guida Giovanni and Friends in cima ai 4.167 metri del monte Tubkalla, obiettivo del viaggio. Ci sono state delle nevicate importanti. Qui i ragazzi dicono che era 10 anni che non vedevano più questa neve. Ha nevicato anche tanto e fino a quote basse. E questa è neve che non si è ancora completamente assestata. Semplice, no. Tratto alpinistico, le condizioni non sono più semplicissime. Ci lasciamo alle spalle il rifugio Tubkal e scendiamo verso Imlil a 1007. Finisce qui Dame Lil questa avventura in Marocco, di un Marocco inaspettato, diciamo, di un Marocco di montagna con la neve, però che ha riservato un sacco di sorprese. Bentornato Giovanni, alla prossima.